Sinceramente non ne volevo sapere, però lo spunto che mi ha dato appunto l'assessore Cucurellu è quello di fare, di metterci la faccia e fare qualcosa per la mia città. Purtroppo le problematiche ce ne sono tante. Io dico solamente una cosa, ci vuole voglia di fare. E nello specifico quali sarebbero le priorità secondo lei? Va bene, le priorità lo sappiamo che vengono per prime la sanità e l'aeroporto, però come riguarda l'ospedale nuovo di nuova costruzione, io dico dobbiamo recuperare quelli già esistenti, farli funzionare bene. E così soprattutto nel mondo sportivo, dove il progetto che stiamo mettendo in atto è quello che il comune dovrebbe gestire direttamente il campo Mariotti e le palestre Palamanchia e Palacorbia, mettendo un custode e dando spazio a tutte le discipline sportive. Dopo vorremmo cercare di recuperare le strutture sportive dell'Agro, in modo che il sabato e la domenica si riesca a rianimare un po' l'Agro e dando spazio a diverse discipline. Mi viene in mente l'Alghero Bike, che per esempio viene ospitata a Olmedo e noi non riusciamo a dargli uno spazio. E ti faccio i nomi: Campus Assegada, l'area sportiva di Guardia Grande, Maristella ci vedrei un bel centro ippico, visto che abbiamo già 3-4 associazioni che fanno ippica. Mentre il progetto più grosso sarebbe su Fertilia, perché comunque vada siamo arrivati al punto che 3 squadre di calcio bastano e avanzano. Purtroppo abbiamo l'Alghero Calcio, la FC Alghero e la Santa Maria La Palma Sporting che conterebbe la squadra dell'Agro. Dunque io su Fertilia punterei a fare proprio un parco sportivo, dove recuperare il centro delle bucce che è la storia di Fertilia. E casomai, parlando sempre con i comitati di Borgata, parlando con i comitati di Borgata di Fertilia, vedere di metterci un campo da padel, un campo da calcetto e un parco dove ci siano la possibilità che i bambini possano andare a giocare tranquillamente. C'è tanta carne in fuoco, però io dico bisogna partire, bisogna fare qualcosa, perché voglio rianimare le Borgate, che vengono purtroppo ricordate solamente per cercare i voti alle tornate elettorali.